Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli PlayStation. In questo video ricchissimo torniamo a parlare di collezionismo e videogiochi rari, prendendo però in esame la PlayStation 4. E questo è un caso molto particolare perché ancora non possiamo parlare di retro gaming, a tratti addirittura difficile definire PS4 all gen, e inoltre si tratta di una console diffusissima che ha avuto una distribuzione capillare in tutta Europa. Quindi questo è un ottimo momento per iniziare a costruire una collezione PlayStation 4 perché tanti dei suoi titoli praticamente te li tirano dietro, però già ci sono dei nomi che si fanno pagare eppure caro. Quindi vi farò una lista di alcuni dei titoli più costosi in assoluto, ma vi darò anche qualche consiglio su quelli che potrebbero diventare dei titoli di valore. Ovviamente però vi aspetto nei commenti per conoscere le vostre segnalazioni. Detto questo, direi che non c'è tempo da perdere. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. E poi se siete in vena di acquisti videoludici, mi raccomando, andate subito sul sito di Otoji Retro Games, che sponsorizza anche questo video. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Come al solito, nel creare questa lista ho messo dei paletti molto specifici. Ad esempio, prenderò in esame soltanto il mercato europeo di PlayStation 4, concentrandomi, dove possibile, sulle versioni italiane dei giochi. Inoltre, ho scelto di limitare la ricerca alle edizioni base. Ovviamente ci sono collectors e limited edition che costano un occhio della testa, ma queste sono nate per diventare rare. Per me ha molto più senso scoprire quali sono quei giochi che da un momento all'altro sono passati dall'essere venduti a due spicci a prezzi che raggiungono le tre cifre. E per lo stesso motivo ho escluso anche tutte quelle edizioni a tiratura limitata come Limited Run Games e affini. Bene, direi di partire subito con una bella mazzata, con un titolo che in realtà è raro anche su Nintendo Switch. Mi riferisco a Attack on Titan 2 The Final Battle. Nonostante gli adattamenti videoludici degli anime molto spesso non brillino per qualità, questo hack and slash in tre dimensioni ad opera di Omega Force riesce a catturare molto bene l'estetica e il dinamismo della prima serie di Attack on Titan. La particolarità risiede nel fatto che rispetto al primo capitolo, questa volta si rivivono i primi archi narrativi dal punto di vista di un personaggio creato dal giocatore, quindi si ha una prospettiva esterna rispetto agli eventi principali. Dopo l'uscita del DLC, tutti i contenuti di Attack on Titan 2 sono stati raccolti in un'edizione fisica che è possibile trovare anche in italiano in una versione condivisa con la lingua spagnola. Il prezzo di vendita si aggira intorno ai 100 euro, ma con un po' di fortuna potete cavarvela anche con meno. Cioè, per carità, il gioco sembra pure divertente, ma forse è una spesa che solo i super fan della serie saranno disposti ad affrontare. Purtroppo lo stesso non si può dire di Berserk and the Band of the Hawk. Sebbene, almeno in linea teorica, la licenza tratta dal capolavoro firmato da Kentaro Miura si sposi perfettamente con il concept di un musou, purtroppo questo titolo di Koei Tecmo fa ben poco per scrollarsi di dosso la ripetitività tipica del genere. Un vero peccato. Io è dai tempi del gioco su Dreamcast che aspetto un Berserk fatto come si deve, ma proprio non ci riescono. Si tratta poi di uno di quei giochi che si trovava molto facilmente tra gli usati del GameStop, ma che poi improvvisamente ha visto il suo valore schizzare alle stelle ed ora è assestato intorno al centinaio di euro nella sua versione PAL ITA, ma tutte le edizioni raggiungono questa cifra di vendita. Come mai? Beh, guardate questo grafico su Price Charting. Qui a maggio 2021 è dove le quotazioni impazziscono. Vi devo ricordare il triste evento accaduto proprio in quel periodo? Poro, poro Kentaro. Nonostante i numerosi tentativi da parte di Sony, PlayStation VR è una periferica che fa molta fatica ad affermarsi. La prima iterazione della realtà virtuale targata PlayStation è arrivata proprio su PS4 e vista la scarsa diffusione del casco era normale che anche i software in versione fisica pensati per il VR non vendessero così tanto. Ad esempio, sono sicuro che pochissimi di voi avranno mai sentito parlare di Intruders Hide and Seek, cioè nascondino. Un titolo low budget che tentava di ricreare le atmosfere stealth di un clock tower, ma che risultava essere poco più di un walking simulator a interazione limitatissima. Insomma, un'idea carina, ma che poteva essere molto più approfondita. Nel caso però foste curiosi di scoprire di più su Intruders, la versione PAL viaggia sempre intorno alle 100 euro, ma attenzione, a quanto pare ne esiste anche una versione PAL ITA. C'è un problema però, l'unica copia che sono riuscito a trovare in vendita è prezzata al doppio, 200 euro. E chiudiamo la saga degli adattamenti anime con un titolo che in realtà ci tornerà utile per aprire il prossimo discorso. In realtà c'è poco da dire sul gioco dei Cavalieri dello Zodiaco, Saint Seiya Soldier's Soul, un picchiaduro tridimensionale ad opera di Dimps, basato sulla popolare serie anni 80, che era poco più di un'operazione nostalgia. Con un gameplay mediocre e una realizzazione tecnica
tecnica tutt'altro che entusiasmante, Soldier Souls è un gioco abbastanza indifendibile, anche per i super fan della serie. Allora vi chiederete, ma com'è possibile che anche qui bisogna sborsare un centone se vogliamo recuperare una qualsiasi versione, compresa quella italiana? La risposta è semplice e la troviamo nel termine inglese delisted. Il gioco è stato infatti rimosso dagli store digitali a partire dal 2021. Come riporta questo sito, la colpa molto probabilmente è da attribuire alla scadenza di licenze di utilizzo a livello internazionale e quindi la copia fisica rimane l'unico modo per mettere le mani su questo capolavoro. Capolavoro di fanservice. E visto che siamo entrati nel tema, un piccolo extra. Ma vi rendete conto che c'è ancora chi vende a cifre esorbitanti la PlayStation 4 con dentro installata una copia di PT? L'esperimento horror di Kojima e Del Toro, una demo gratuita che si rivelò essere poi il playable teaser del nuovo Silent Hill, fu rimossa dagli store digitali dopo la rottura tra Kojima e Konami. Non potendolo più scaricare dallo store, PT rimane un'esclusiva di quelli che installarono il gioco e non lo cancellarono dai propri hard disk. Però, per dirla tutta, al giorno d'oggi ci sono diversi modi per godersi PT senza per forza dover comprare una PS4 a queste cifre. Ma soprattutto, c'è qualcuno disposto a comprarsi una roba del genere? Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. E prima di passare alle tre bombe finali, vi dico due titoli che secondo me nel corso del tempo potrebbero salire di valore o che comunque vale la pena assolutamente giocare, soprattutto adesso che si possono trovare ancora a prezzi umani. Gravity Rush Remastered è il porting da PS Vita di un grandissimo action adventure in terza persona che incarna perfettamente lo spirito dell'ormai defunto Sony Japan Studio. Nel gioco si modifica la gravità per permettere alla protagonista Kat di librarsi in aria con movimenti impossibili. I controlli sono un po' particolari, ma una volta presa dimestichezza il gioco scorre via che è un piacere. E c'è anche un secondo capitolo, esclusiva PS4, che è ancora migliore. Entrambi si trovano relativamente con facilità, però la remastered costa leggermente di più di quello che mi sarei aspettato. Col tempo, secondo me, le sue quotazioni potrebbero salire. Invece, Transformer Devastation è un beat'em up in tre dimensioni che porta la firma di Platinum Games. E quando c'è da tirare fuori dei combat system ignoranti e spettacolari, Platinum è una vera e propria garanzia e Devastation non fa eccezioni. Anche questo è stato rimosso dagli store per problemi di licenza e fortunatamente la versione fisica si trova ancora con facilità, almeno per ora. Ma entriamo nella top 3 con un vero peso massimo del pattume videoludico. Godzilla per PlayStation 4 fa così schifo da essere considerato uno dei giochi peggiori in assoluto ad essere stati pubblicati sulla console. Una grafica improponibile e un gameplay legnosissimo sono le caratteristiche che subito saltano all'occhio avviando questo Kaiju Simulator, che poi se vogliamo dirla tutta ce ne vuole per rendere noioso un gioco dove non bisogna far altro che distruggere intere città. Sul serio, complimenti. Anche qui però il gioco è stato delistato e ormai dovreste aver capito quali sono le conseguenze. Il gioco ormai costa un botto e arriva a essere venduto anche oltre i 200 euro. Se volete fare proprio i puristi, poi esiste una versione PAL ITA che riporta sul retro le scritte in italiano, spagnolo e portoghese. Ma come ormai abbiamo osservato su varie piattaforme, sono i JRPG i giochi che tendono a diventare con più facilità estremamente rari e costosi. Non credo ci siano stati problemi di distribuzione digitale con Tokyo Xanadu X Plus, semplicemente come tutti i titoli Falcom ne avranno stampate sì e no 10 copie per tutto il suolo occidentale. Il gioco ha un buon potenziale, è sostanzialmente una copia action e low budget di Persona, ma le recensioni ne parlano molto bene. L'unico problema è che si tratta di una conversione da PS Vita e il lavoro di rimasterizzazione è stato fatto al minimo, quindi graficamente si nota che il gioco proviene da un hardware portatile. Ma qui si parla di raro, raro vero. Sono riuscito a trovare solo una copia PAL UK in vendita a 400 euro e nello storico dei venduti ce n'è solo un'altra che è stata abbattuta alla modica cifra di 350 euro dopo due rilanci. Se
cercate un'edizione giapponese o americana, questa si trova molto più facilmente, ma in bocca al lupo se volete aggiungere in collezione la versione PAL. Qui si spende durissimo. E chiudiamo con una cosa totalmente insensata, non il titolo più costoso in assoluto, ma quello che proprio non ha senso di esistere. Ma se vi dicessi che la versione fisica per PS4 di Fortnite ha raggiunto valori a 3 cifre, ci credereste? Beh, dovreste, perché a quanto pare qualcuno è disposto a sborsare oltre 100 euro per la versione base del free-to-play più venduto al mondo. Anzi, più giocato al mondo. E la follia non finisce qui. Un po' tutte le edizioni fisiche del gioco hanno quotazioni abbastanza alte e molte di queste non hanno neanche il disco, ma al loro interno troverete solo il codice per riscattare la versione digitale. Sta cosa mi manda veramente ai matti, però guardate la nota positiva. È un gioco così comune che magari per qualche stranissimo motivo ce l'avete in collezione. In caso, complimenti. E questo però c'era tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme di giochi rari. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, soldi tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro PS, Michele 4, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!